Vediamo un attimo. Allora, nell'ultima lezione abbiamo discusso della valutazione delle spinte su delle spinte ostatiche su pareti piani di forma generica. Oggi ci poniamo un problema uno step più avanzato, perché ovviamente capita spesso che le pareti che contengono un fungo in quiete siano piane, ma non sempre ovviamente. Abbiamo situazioni nelle quali la forma della parete che contiene il nostro fungo in sezioni statiche è una superficie curva nello spazio, e ovviamente anche in questo caso ci poniamo il problema di valutare l'azione, la spinta idrostatica che questo fungo esercita su questa parete. Ovviamente in questo caso abbiamo una differenza sostanziale rispetto a quello della parete piana, perché ripetiamo ancora una volta che ovviamente la spinta elementare che si esercita su una reola di superficie dA e normale n ovviamente è pari a dS pari a P per n per dA, essendo P la pressione che abbiamo sulla nostra reola dA. Tuttavia, nel momento nel quale andiamo a sommare tutte queste spinte elementari facendo l'integrale sull'area della nostra dS, rispetto al caso della parete piana, ciò che cambia è che il versore della normale non può essere tirato fuori dal segno di integrale, in quanto in generale se ho a che fare con una parete curvilinea, una parete curva generica, ovviamente su questa parete curva generica il versore della normale cambia in generale da punto a punto. Pertanto il sistema delle spinte elementari è un sistema di vettori nello spazio. Ora, il risultante di un sistema di vettori nello spazio in generale non può essere rappresentato da un unico vettore, ma in generale sappiamo è rappresentato da due vettori sghembi, ovvero da un vettore più un momento, da una forza più una coppia. Quindi nel caso di una parete curva generica non parleremo più di spinta, non parleremo più di risultante, ma cercheremo, almeno in prima battuta, queste due forze sghembe che rappresentano l'azione complessiva che il fluido esercita sulla parete. Visto che questi due vettori sghembi possono essere comunque qualsiasi, ne cercheremo il componente orizzontale e il componente verticale. Per cui in generale considereremo sempre z l'asse verticale verso l'alto. Vi ricordo che siamo in discorso generale nel quale abbiamo a che fare con fluidi pesanti, cioè fluidi per i quali l'unica forza di massa è la forza peso. Pertanto questa forza, la forza specifica di massa nel mio riferimento è 0,0 meno g. Ora cercheremo pertanto un risultante orizzontale e un risultante verticale, una spinta orizzontale, quindi una spinta in un piano orizzontale e una spinta nella direzione verticale, che rappresenteranno la globalità delle azioni che il fluido esercita sulla mia parete curvilinea. Ovviamente per risolvere il problema ci rifaremo parzialmente ai risultati che abbiamo visto sulle pareti piane, e lo faremo in una maniera abbastanza semplice, perché la base dell'approccio che seguiremo è costituita dall'equazione globale dell'idrostatica. Vi ricordo che l'equazione globale dell'idrostatica mi permette di affermare che se ho un fluido in quiete generico, no, senza alcuna ipotesi specifica da fare, e considero un volume di controllo V doppio, no? Quindi un certo riferimento fisso nello spazio, un certo volume fisso nello spazio, per esempio il volume di quest'aula, per esempio un cubetto
che ha come base una mattonella di quest'aula, altezza pari al lato di questa mattonella e così via, no? Quindi potrebbe essere un volume di controllo sia materiale sia immateriale, no? Bene, se il mio fluido è inquiete, l'azione è l'insieme delle forze di massa che agiscono sul mio volume elementare e delle forze di superficie che agiscono sul fluido contenuto nel mio volume elementare, beh, si fa equilibrio. Questo è quello che mi dice la mia equazione globale dell'idrostatica. Cerchiamo di capire come questa equazione globale dell'idrostatica mi può tornare utile per risolvere i problemi relativi alle pareti curve. Per farlo facciamo direttamente un esempio. Consideriamo una parete che tutto essendo curva ha una sua regolarità. Allora, consideriamo un serbatoio che contiene un fluido in condizioni statiche di densità ρ e questo fluido è delimitato da una parete di traccia AB che è quella che ho rappresentato alla lavagna. Questa parete, per fissare le idee, è costituita da un tratto rettilineo AC e da un tratto curvo semicircolare di raggio R CB. Magari questa parete ha comunque una simmetria piana, per cui si ripete identicamente per un metro della direzione ortogonale alla lavagna. Quindi questa parete, ecco, diciamo, per provare a visualizzarla, è qualcosa del genere, no? Ci siamo? Bene. Data questa parete che è profonda L1 nella direzione ortogonale alla lavagna, vogliamo valutare la spinta che si esercita su questa parete. Per farlo applicheremo opportunamente l'equazione globale dell'idrostatica e diamo subito un paio di principi su come applicarla. Allora, è essenziale che quando vado ad applicare l'equazione globale dell'idrostatica io vada ad identificare un volume di controllo e che questo volume di controllo abbia la mia parete curva come una delle superfici di contorno, che le altre pareti di contorno siano piane e che io sia in grado di calcolare il volume che c'è, il volume contenuto dentro, dentro questo volume di controllo. Perché? Perché ovviamente, poiché io ho a disposizione questa equazione, no, per ricavare la mia spinta, io devo scrivere questa equazione in maniera opportuna, in maniera tale da avere una sola incognita, cioè solo la mia spinta. Allora, nell'esempio che vi propongo, consideriamo questo volume di controllo. Il mio volume di controllo è quello che vado a tratteggiare in sezione, ha la sezione che vado a disegnare qua, quindi è delimitato dal pelo libero, da una parete piana verticale che non esiste, no, è un oggetto immateriale qua, dalla mia parete curvilinea e poi da due superfici piane ortogonali alla direzione, potremmo indicarla con Y, che è ortogonale alla lavagna, quindi diciamo Z l'asse verticale verso l'alto, diciamo X un asse orizzontale, ecco, nel piano di simmetria di questa parete, diciamo Y l'asse ortogonale a questo che continua ad essere orizzontale. Allora andiamo a proiettare la mia equazione globale secondo questi assi coordinati. Scriviamo G con X più Y con X è uguale a 0.
proiettati innanzitutto lungo l'asse X, andiamo ad esplicitare i termini lungo l'asse X. Allora, per quanto riguarda G con X, questa è la forza di massa nella direzione X. Ora, l'unica forza di massa che agisce sul mio volume di controllo è il peso. Il peso, per costruzione, per comprendere il mio riferimento, agisce solo secondo l'asse Z e pertanto G con X è nullo in questo sistema. Passiamo a pi greco con X. Indichiamo con 1 il pelo libero, 2 la superficie, la mia superficie curva, 3 questa superficie piana, 4 e 5 saranno le chiusure ortogonali a Y del mio volume di controllo, che qua non rappresento perché sto disegnando solo una sezione. Andiamo quindi a scrivere pi greco 1x più pi greco 2x più pi greco 3x più pi greco 4x più pi greco 5x è uguale a 0. Adesso chi è pi greco 1x? Pi greco 1x è la forza di superficie sulla superficie 1 in direzione x. Adesso, in ogni caso, sulla superficie x la normale è la normale ortogonale a x. Qua sono in sincro statica, sforzi tangenziali non ce ne sono, quindi ovviamente la componente lungo x della forza di superficie che ho su 1 è 0. Allo stesso modo, pi greco 4x e pi greco 5x sono 0. Perché? Perché, ecco, la superficie pi greco 4x in prospetto sarebbe quella che ho tratteggiato alla lavagna, no? Quindi su di essa agiscono solo sforzi normali, e solo sforzi normali perché sono in idrostatica, che sono secondo y, quindi non hanno componente lungo x. Quindi sia pi greco 4x sia pi greco 5x sono 0. Pi greco 3x io la so calcolare, perché pi greco 3x è la spinta su una superficie piana. Ci siamo? Pi greco 3x è la spinta su una superficie piana, tra l'altro rettangolare, nell'esercizio che vi ho proposto. Quindi cosa faccio? Mi vado a prendere il baricentro di questa parete piana, calcolo la pressione al baricentro, faccio la pressione al baricentro per l'aria. Quindi pi greco 3x la so calcolare. Chi è pi greco 2x? Pi greco 2x è l'azione che la parete 2 esercita sul fluido nella direzione x. A norma del terzo principio della dinamica, quello che comunemente viene chiamato principio di azione e reazione, questa forza è uguale e contraria alla spinta che il fluido esercita sulla parete. Pertanto pi greco 2x è meno la mia incognita S nella direzione X. Ci siamo? Allora, meno SX più pi greco 3X è uguale a 0. Da cui S con X è uguale a pi greco 3X. Allora, poiché pi greco 3x io lo so calcolare perché quella è la spinta su una parete piana, faccio pressione al baricentro per l'area di questa, ottengo la componente lungo x della spinta sulla mia parete curva. Pensandoci un attimo, questo risultato non dipende dalla specifica parete curva che ho considerato, no? Avrei potuto considerare anche una parete curva con una forma differente. Diciamo, qual è la questione fondamentale? La questione fondamentale è che quindi il componente orizzontale della spinta su una parete curva è pari alla spinta su una corrispondente parete piana che posso costruire in questa maniera. Mettiamo un piano verticale, ecco, di fronte alla mia parete curva, poi con delle generatrici orizzontali
costruiamo l'impronta della mia parete curva sulla parete piana. A quel punto otteniamo una parete piana. Bene, calcoliamo la spinta su quella parete piana. Il componente orizzontale, la spinta sulla parete curva, è uguale alla spinta sulla parete piana che ho così costruito. Quindi, come vedete, il calcolo del componente orizzontale della spinta su una parete curva si riconduce al calcolo della spinta su una parete piana. Ovviamente scelto un idoneo volume di controllo. Come facciamo a scegliere il volume di controllo? Bene, lo dobbiamo scegliere in maniera tale che un contorno sia la parete curva e gli altri contorni siano pezzi di pareti piane, perché io sulle pareti piane so calcolare la spinta. Ci siamo? Cioè, l'idea qual è? Io so calcolare la spinta sulla parete piana e allora riconduco il mio calcolo a calcoli di spinte sulle pareti piane. Attraverso l'equazione globale faccio in modo che la mia unica incognita sia la spinta sulla parete curva, perché le altre spinte sono tutte spinte su pareti piane che posso calcolare indipendentemente. Vediamo che succede per il componente verticale. Scriviamo gz più pi greco z uguale a 0. Ora, nel caso particolare, nell'esempio che vi ho proposto, adesso GZ è il peso del liquido contenuto nel mio volume di controllo. Ovviamente io posso calcolare il volume V doppio di questa figura, no? È abbastanza semplice, basta calcolare quest'area e moltiplicarla per la lunghezza L. Quindi GZ è meno gamma per V doppio. Ho messo il meno perché nel mio riferimento ovviamente G è verticale verso il basso, mentre l'asse Z è verticale verso l'alto, quindi il componente G lungo Z è negativo. Poi abbiamo l'epi greco lungo Z più epi greco lungo Z, epi greco 2 lungo Z, epi greco 3 lungo Z, epi greco 4 lungo z, pi greco 5 lungo z è uguale a 0. Allora, pi greco 1 lungo z deriva dalle forze normali che agiscono su in direzione z, che ci sono, ma sono 0, perché la pressione al pelo libero è 0. Quindi pi greco 1 lungo z non c'è. Pi greco 4z e pi greco 5z non sono 0 perché le forze di superficie pi greco 4 e pi greco 5 hanno componenti in direzione y che è ortogonale a z. Pi greco 3 lungo z è 0 perché questa è una parete piana verticale, la pi greco 3 orizzontale lungo z non ha componenti. Pi greco 2 lungo z, ovviamente per lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, è pari a meno s in direzione z, ok? Perché pi greco 2z è l'azione lungo z che la parete esercita sul fluido, quindi è uguale e contraria alla spinta che il fluido esercita sulla parete in direzione z. Ne consegue che sz è uguale a gamma. Che cosa ricavo? Ricavo sostanzialmente che da questa applicazione che la spinta, che il componente verticale della spinta sulla mia parete curva è pari al peso del liquido, se mi passa il termine, sovraincombente la parete, no? È il liquido che sta sopra la mia parete, ok? Liquido che sta sopra la mia parete, che fa? Scarica il suo peso tutto sulla parete. Tra l'altro questo è abbastanza intuitivo. Perché? Perché poiché in condizioni statiche non ci sono sforzi tangenziali, ovviamente tutto il peso del mio fluido non può che scaricarsi, ecco, sulla parte di parete che c'ha al di sotto, visto che
Ecco, non ci sono sforzi tangenziali che possono ulteriormente sostenere questa colonna liquida. Quindi tutto il peso della colonna liquida si scarica sulla mia parete curvilinea. Professore, lì non è meno... Cioè, Sz è uguale a... Sz è uguale a meno K, ovviamente sì. Viene pari al peso, perché chiaramente, certo, nell'esempio che ho fatto è così, perché ovviamente nel momento nel quale questo vado a passare qua, questo ovviamente viene pari al peso, come stavo dicendo, l'ho detto, non l'avevo scritto male, la spinta verticale è pari proprio al peso del liquido sovraincombente la mia parete. Quindi nel caso particolare la spinta lungo Z è pari proprio al peso, nel caso particolare quindi questa spinta è diretta verso il basso, proprio come il peso. Ora, nell'esempio particolare che vi ho posto, la mia parete aveva una simmetria piana, per cui quando poi vado a fare il discorso lungo Y mi rendo conto che lungo Y non c'è azione, no? Ma questo deriva semplicemente dal fatto che la mia parete è piana, non è curva anche nella terza dimensione dello spazio. In questo caso, e solo in questo caso, io mi trovo pertanto un componente della spinta Sx e un componente della spinta Sz, che pertanto posso comporre, e pertanto solamente se ho questa simmetria piana posso concludere che esiste un unico vettore spinta. Anzi, con opportuni ragionamenti posso anche costruire il centro di spinta andando a fare l'intersezione del mio vettore spinta con la mia parete. Ma questo risultato non è generale, questo risultato vale solo per le pareti che pur curve presentano una simmetria piana. Cioè sono pareti, come si dice, cilindriche, anzi, perché sono ottenute da una curva nel piano che poi si ripete, ecco, diciamo, viene traslata lungo una retta nella terza, lungo una retta ortogonale a questo piano. C'è da dire che nelle pratiche applicazioni di norme è abbastanza difficile avere a che fare con pareti curve che non abbiano una qualche simmetria piana, quindi di norma nelle pratiche applicazioni situazioni più complesse di queste non dovrebbero capitarvi. Tuttavia, se invece la parete fosse curva nello spazio, il risultato che ho detto non potrebbe essere applicato, e effettivamente avremmo le nostre tre componenti, ma a quel punto avremmo un componente orizzontale e un componente verticale che in generale saranno sghimbi, non coplanari come in questo caso. Nel caso più generale, quindi due componenti sghimbi, non potremo comporli, proprio perché avremo veramente a che fare con un sistema di vettori nello spazio che non possono chiaramente essere composti. Ma questo è un risultato che già sapevamo, il risultato che ho citato all'inizio. Ovviamente si ha a che fare con un sistema di vettori nello spazio, questo sistema di vettori in generale non è equivalente a una sola forza, ma è equivalente a due forze sghimbe, ovvero a una forza più una vettore, e questo è quello che in generale troviamo. Vabbè, ci sono dubbi su questo? Perché questo ragionamento chiude un po' quelli che sono gli strumenti legati alla valutazione delle spinte idrostatiche su pareti che contengono fluidi, appunto, in condizioni quiete. Ovviamente tutti questi ragionamenti li abbiamo fatti con riferimento semplicemente al fluido pesante, cioè al fluido che sta nel suo campo gravitazionale, per il quale l'unica forza di massa è la forza peso, perché di norma questo è quello che capita nelle applicazioni che poi in genere interessano l'ingegnere. Adesso proviamo a fare un passo in avanti, però, perché se fino a questo punto abbiamo ragionato di fluidi pesanti, quindi fluidi soggetti al suo campo gravitazionale, adesso dobbiamo provare ad estendere un po' il discorso
e quindi ragioneremo più in generale di fluidi soggetti a un generico campo di accelerazioni, quindi fluidi soggetti a una generica forza di massa che potrà essere la forza peso, ma accanto a questa forza peso, perché poi è ben raro che la forza peso non debba essere considerata, accanto alla forza peso avremo a che fare con altre forze di massa che possono agire sul mio fluido. Per esempio l'accelerazione centrifuga, per esempio altre forze non inerziali che si comportano quindi come forze di massa, perché modificano il mio campo di accelerazioni a cui è soggetto il fluido rispetto a quella che è la forza di gravità. Quindi per esempio stiamo pensando a un fluido in condizioni di quiete, ma questo fluido in condizioni di quiete sta in quiete rispetto al recipiente che lo contiene, ma poi il recipiente che lo contiene ha una qualche accelerazione rispetto a quello che è un riferimento inerziale. In generale immaginiamo che un riferimento solidale alla Terra sia con buona approssimazione di riferimento inerziale. Bene, avremo il nostro fluido che sta dentro un recipiente, è in equilibrio rispetto al recipiente, ma è un recipiente che ha un'accelerazione rispetto al nostro riferimento inerziale, e quindi nel nostro sistema avremo a che fare anche con forze di massa che sono queste forze non inerziali. Per esempio abbiamo il nostro liquido contenuto dentro la bottiglia, questo liquido contenuto dentro la bottiglia è in equilibrio rispetto alla bottiglia, però poi magari la bottiglia è accelerata verso l'alto con una certa accelerazione, è accelerata verso il basso con una certa accelerazione, per esempio prendo la bottiglia e la lascio cadere, ok? Oppure per esempio la bottiglia in rotazione rispetto al suo, rispetto a un asse verticale che è il suo asse di equilibrio. In tutti questi casi avremo una forza di massa che agisce sul fluido contenuto all'interno del mio recipiente, che non è più la sola, una forza specifica di massa che non è più solo la sua accelerazione di gravità, ma sarà in generale più complessa. Vogliamo costruirci uno strumento che ci consenta di studiare anche questi problemi. E lo strumento che costruiremo va sotto il nome di equazione indefinita dell'idrostatica. Il termine equazione indefinita si riferisce in generale ad equazioni che valgono a livello puntuale, no? Equazioni che valgono punto punto. Essendo equazioni che valgono a livello puntuale, rappresentano la variazione, le variazioni infinitesime di certe quantità, e saranno pertanto delle equazioni differenziali. Poiché poi queste equazioni in generale sono valide nello spazio tridimensionale, ovviamente quando stiamo usando il tempo, perché siamo in condizioni statiche, ma comunque siamo nello spazio tridimensionale, gli oggetti che tireremo fuori saranno equazioni differenziali a derivate parziali. Okay? Fate sempre attenzione, diciamo, a questi concetti, perché poi gli oggetti matematici che tiriamo fuori non sono, tra virgolette, casuali. Non è casuale che certi processi vengano rappresentati da certi particolari tipi di oggetti matematici, ma l'oggetto matematico che tiriamo fuori deriva proprio da come stiamo descrivendo il processo, da cui cosa stiamo parlando. Per ricavare questa equazione definita della statica, consideriamo un riferimento cartesiano fisso nello spazio. X, Y e Z. Riferimento tutto generico, ok? Riferimento assolutamente generico. Z potrebbe essere verticale verso l'alto, ma potrebbe essere qualunque altra direzione. E consideriamo un volumetto parallelepipedo di lati dx, dy e dz infinitesimi e paralleli ai miei assi coordinati. Mettiamo di tirar fuori un disegno ragionevole.
Allora, questo volumetto, vi dicevo, a spigoli dei X, dei Y e dei Z, indichiamo i vertici con O, A, B, C e M, N, P e Q. Ok? Giusto per fissare. Bene, applichiamo a questo volumetto infinitesimo l'equazione globale dell'idrostatica, no? La somma delle forze di massa e delle forze di superficie su questo volume si deve fare equilibrio. Scusatemi, le forze di massa e le forze di superficie le indicate con il simbolo delta G e delta P greco per ricordarmi che fanno riferimento a un volumetto infinitesimo, eh? Solo questo. Allora, cominciamo ad esprimere la forza di massa. Per quanto concerne la forza di massa, ovviamente mi conviene scrivere prima la massa, anzi, prima il volume. Il mio volumetto è dx per dy per dz. Ora, è ovvio che pertanto la mia massa è pari a ρ per dx per dy per dz. Ci siamo? La mia massa ovviamente è pari a ρ per dx per dy per dz. E pertanto la mia forza di massa sarà pari alla forza specifica di massa, cioè la forza di massa per unità di massa, che indicherò genericamente con il simbolo F, moltiplicato la massa, cioè ρ per F dx dy dz. Ora è chiaro che se l'unica forza specifica di massa è l'accelerazione di gravità, questo è immediatamente il peso. Però in altre situazioni, come dicevo, il campo di accelerazione a cui è soggetto il mio fluido potrebbe essere più complesso, e quindi diciamo questa scrittura contiene in sé tutte le possibili alternative. Bene, questo risolve il problema delle forze di massa. Passiamo alle forze di superficie. Allora, mi consentirete di indicare con I, J e K i versori dei tre assi coordinati, ok? Allora, cominciamo a scrivere la forza di massa che agisce sulla superficie O, A, B, C. Ok? La superficie OABC è una parete che è ortogonale a Y, ok? È questa parete del mio volumetto di controllo. Quindi scriviamo delta pi greco sulla parete OABC. A che cosa è uguale questa forza di superficie? Questa forza di superficie, poiché sto lavorando su superfici infinitesime, è pari alla pressione che ho sulla mia superficie moltiplicato l'area. Okay? Quindi scrivo pressione moltiplicato l'area. L'area è di questa superficie ortogonale a dy è dx per dz. Ora, questa forza di superficie è diretta secondo la direzione di y, quindi ecco, per dare la direzione verso la moltiplico per il versore j. Ci siamo? Adesso facciamo la stessa cosa per la parete M, N, P, Q, che è l'altra parete ortogonale a Y. Okay?
e pertanto scrivo delta pi greco sulla parete MMPQ è uguale alla pressione che ho su questa parete moltiplicato l'area moltiplicato il verso di ortogonale a questa parete, guarda caso è meno 0, no? Adesso la pressione che si esplica su questa parete io la posso esprimere mediante la pressione che avevo su questa più uno sviluppo in serie di Taylor prolungato al primo ordine. Quindi scrivo P più depressione in dy moltiplicato dy moltiplicato l'area dx dz e per il versore della normale che è meno j. Ci siamo? Ora permettetemi di comporre immediatamente queste due, no? Permettetemi di comporre immediatamente queste due forze, perché queste due forze hanno tutte e due la direzione di y, cui la loro composizione è pari a meno di p in dy dx dy dz per il versore j. Ci siamo? Immediatamente. Ripetiamo la stessa operazione. Ripetiamo la stessa operazione per le altre due coppie di facce. Quindi per la coppia di facce che hanno normale x, quindi per la faccia A, B, P, N e per la faccia O, C, Q, M, sono le due facce che hanno normale x e per le due facce che hanno normale z. Ci siamo? Il risultato che otteniamo ovviamente è perfettamente analogo, no? Basta ragionarci un secondo. Otteniamo la stessa cosa con l'unica differenza che per quelli normale x qua abbiamo la derivata rispetto a x e qua abbiamo il versore y, per quella di normale z qua abbiamo la derivata rispetto a z e qua abbiamo il versore k. Andiamo a sostituire quindi tutte queste scritture dentro l'equazione vettoriale di partenza. Al posto di delta g scriviamo questo e quindi scriviamo delta g, cioè rho per f di x di y di z meno di p in dx di x di y di z per il versore y meno di p in dy dx dy dz per il versore j meno di p in dz dx dy dz per il versore k, il tutto è uguale a 0. Ci siamo? Allora, il primo addendo rappresenta la forza di massa, gli altri tre addendi rappresentano i risultati delle forze di superficie. Ora, primo risultato ovvio, un primo passaggio ovvio. Ovviamente la quantità di x, di y, di z si semplifica. Al solito, questo banale passaggio matematico, no? Che voi conoscete, un banale passaggio che deriva dal calcolo infinitesimale, ovviamente ha un significato fisico. Il volume del mio volumetto di controllo non influenza il risultato, cioè il risultato che sto ottenendo è un risultato genetico che non dipende dal particolare volume di controllo che ho considerato. Attenzione, purché il volume di controllo che ho considerato sia sufficientemente piccolo, ok? Perché? Purché sia sufficientemente piccolo da poter
ammettere che valga lo sviluppo in serie di Taylor troncato al primo ordine, cioè in maniera tale da poter ammettere che io possa troncare lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine, quindi devo considerare le dimensioni piccole. Attenzione, qua ci sarebbe anche da discutere ulteriormente, perché ovviamente le distanze che considero, sia pur piccole, non sono proprio infinitesime nel senso matematico, perché devono essere grandi a sufficienza da poter essere ancora nell'ipotesi del continuo, no? Quindi comunque devo stare sopra le distanze molecolari, ma questo non ha particolare influenza nei nostri problemi. Bene, quel risultato non dipende dal particolare volume di controllo che ho tirato fuori. Posso scrivere pertanto rho per F portiamo al secondo membro gli altri tre termini è uguale a del P in X per il versore I più del P in I per il versore J più del P in z per il versore k. Ora ovviamente riconosciamo immediatamente chi è quel termine al secondo membro. Chi è il termine al secondo membro? È il gradiente della pressione, perché è un vettore che ha per componenti le derivate della pressione. Quindi io posso andare a scrivere in una forma molto più compatta questa equazione e scrivo pertanto rho per F uguale al gradiente della pressione. Mi permette di usare il simbolismo del nabla, che spero vi sia noto, no? Quindi ho scritto che il gradiente della pressione punto punto è generato, ecco, dalla forza specifica di massa. L'equazione indefinita idrostatica mi permette quindi di legare le variazioni di pressione punto punto a quella che è la forza specifica di massa. Guardate, questo è un risultato fondamentale ed è un risultato che fra l'altro ho ricavato in maniera generica, quindi non più per il suo fluido pesante, ma l'ho ricavato per un fluido sottoposto a un campo generico di accelerazione. In generale le variazioni di pressione, in generale le variazioni di pressione all'interno di un fluido inquiete sono dovute esclusivamente al campo di accelerazioni al quale questo fluido è soggetto, indipendentemente da quelle che sono le forze di superficie. Ci siamo? Ma allora le forze di superficie non influenzano le pressioni? Sono le pressioni stesse. Influenzano il valore della pressione. Perché? Perché ragazzi, questa è un'equazione differenziale fatta di dati parziali, no? Questa mi dà le variazioni di pressione. Allora la variazione di pressione da un punto a un altro è legata solamente alle forze specifiche di massa. Le forze di superficie mi danno che cosa? Mi danno il valore della pressione sul contorno. Qui sostanzialmente mi danno quelle che sono le condizioni al contorno. L'insieme dell'equazione differenziale, l'equazione indefinita della statica, e delle condizioni al contorno che fissano i valori della pressione sul contorno, poi mi dà la distribuzione della pressione all'interno del mio fluido. Le forze di massa mi danno il modo di variare delle pressioni, mentre le forze di superficie fissano le condizioni al contorno per le pressioni. Per esempio, se c'è una superficie libera, io so che su quella superficie libera la pressione imposta è pari a zero, no? Quello poi mi consente di pervenire, integrando questa equazione differenziale, alla mia distribuzione di pressioni. Per inciso vi faccio notare che attraverso questa equazione potremmo immediatamente ricavare i risultati che abbiamo già ricavato per il fluido pesante. Nel momento nel quale la forza specifica di massa, cioè la forza di massa per unità di massa, è la sola forza a rischio,
è la sua accelerazione di gravità. No? Quindi assumo z verticale verso l'alto, cosa che non ho fatto a priori, ma adesso magari posso fare. E assumo quindi che f si scrive in questa maniera, immediatamente posso ricavare i risultati che già conosco. In particolare, so che i piani orizzontali sono isobari. Perché? Perché ovviamente questa è un'equazione vettoriale. Andiamo a scrivere questa equazione vettoriale secondo le sue componenti scalari, no? Quindi secondo le direzioni x, y e z, con l'ipotesi che z sia verticale verso l'alto e quindi che x e y siano orizzontali. Bene, se questo è f, scrivo 0 uguale a dp in dx, 0 uguale a dp in dy e meno rho g uguale a dp in dz. Allora, no? Queste tre equazioni scalari sono le proiezioni secondo x, y e z di quell'equazione vettoriale nel caso nel quale f è l'accelerazione di gravità. Dalle prime due ricavo immediatamente che su un piano orizzontale la pressione è costante, perché è costante secondo queste due direzioni x e y, queste due direzioni generiche. Se ruoto gli assi x e y nulla cambia, quindi sul piano orizzontale la pressione è costante. I piani orizzontali sono isobari. Primo punto. Secondo punto, la pressione quindi varia solo lungo z, quindi al posto della derivata parziale io posso scrivere anche dp, derivata totale dp rispetto a z uguale a meno rho g, uguale a meno gamma il peso specifico, che poi per quanto riguarda per un liquido incomprimibile mi consente di cavare la legge di Stevino, per un fluido in generale comprimibile associata all'opportuna equazione di stato mi consente di ricavare la mia associata all'opportuna equazione di stato mi consente di ricavare comunque la distribuzione della pressione. Quindi come vedete da questo risultato più generale possiamo poi ricavare, e deve essere semplicemente così, quello più particolare. Una questione interessante è che quindi nel caso di un fluido pesante i piani orizzontali sono isobari, per inciso in posizioni isotermiche sono anche isopoli, perché sono a densità costante, questo è banale, no? Data attesa come può essere una qualsiasi equazione di stato. In generale, questa equazione mi dice che le variazioni della pressione hanno la stessa direzione della hanno la stessa direzione della forza specifica di massa, ok? Quindi la pressione ha il suo aumento, anzi è il suo massimo aumento nella direzione della forza specifica di massa. Inoltre, proprio perché i piani, proprio perché sappiamo che una superficie libera è una superficie isobara, è una superficie a pressione costante, sappiamo che una superficie libera è ortogonale in ogni suo punto al campo di accelerazione. Pertanto, se abbiamo per esempio un fluido che sta in quiete e quindi è sottoposto alla sua forza peso, è chiaro che la sua superficie libera sarà una superficie orizzontale. Immaginiamoci a questo punto, per esempio, un fluido che sta inizialmente all'interno di un serbatoio, che per esempio è la cisterna di un'autocisterna. Ok? Inizialmente il mio fluido è fermo, il mio fluido sarà sempre in quiete rispetto all'autocisterna. Adesso l'autocisterna parte e ovviamente ha una sua accelerazione. Immaginiamo che
solo per fissare le idee, che abbia un moto uniformemente accelerato fino a raggiungere la velocità di cui gira. Ovviamente una semplificazione, ma... Allora che cosa succede? Succede quindi che c'ha la sua brava accelerazione. Ah. Ok? Allora, che cosa accade? Accade che il mio fluido è fermo rispetto a un riferimento che è solidale con l'autocisterna, ma questo riferimento è un riferimento non inerziale, perché ovviamente si muove di moto uniformemente accelerato rispetto a quello che è un riferimento inerziale che è solidale alla terra. Pertanto sul fluido qua presente rispetto al mio riferimento inerziale invece agiscono due cambi di accelerazione. Uno che è l'accelerazione di gravità, g, e un altro che deriva dal mio stare in un riferimento non inerziale, che è quindi l'accelerazione meno A, essendo A l'accelerazione dell'autosistema. Pertanto la forza specifica di massa per questo sistema, sarà questa F, che sarà la composizione, dell'accelerazione di gravità e della quantità dell'accelerazione meno A. Che succede quindi? Che il fluido che sta contenuto dentro la cisterna, nel momento nel quale acceleriamo l'autocisterna con un'accelerazione costante A, ovviamente la superficie libera, che inizialmente è orizzontale, si va a disporre ortogonalmente a questa F. Questo è il motivo per il quale, ecco, poi a parità di volume, è chiaro, a parità di volume contenuto qua dentro, nel momento in cui l'autocisterna viene accelerata, ecco, il fluido viene in qualche modo spinto, ecco, nella parte posteriore del serbatoio e assume una superficie inclinata in questa maniera. È chiaro che poi nel momento nel quale l'autocisterna dovesse raggiungere la velocità di crociera, quindi avere accelerazione zero concettualmente, il fluido si rimetterebbe in posizione orizzontale, salvo poi nel momento nel quale l'autocisterna si deve fermare, quindi il sistema viene a essere soggetto a una decelerazione. Bene, nel momento nel quale il sistema viene a essere soggetto a una decelerazione, l'inclinazione alla superficie libera sarebbe contraria rispetto a quella che abbiamo qui considerato. Dopo un po' di pausa facciamo qualche altro esempio anche più complicato relativo a sistemi del genere, che comunque hanno un certo interesse. Come vedete, quindi, questa equazione poi ci consente di studiare in generale il problema che ci stiamo ponendo. Anzi, per esempio, in questo caso particolare notiamo che fin tanto che l'accelerazione è molto piccola, l'accelerazione è piccola rispetto a g, ovviamente, ecco, il liquido nel serbatoio tende ad essere, diciamo, il liquido nel serbatoio tende a stare in una posizione che è il più possibile vicino a quello orizzontale. Poi, se io per esempio raddoppio A, ovviamente, come vedete, la forza specifica di massa tende a essere sempre più vicina all'orizzontale, fino al limite, se io avessi un'accelerazione A molto più grande di G, ecco, tenderei ad avere la superficie libera non più orizzontale ma verticale. Ovviamente questo non è possibile perché esiste sempre una G. Ok? Spunto di riflessione per la pausa. A questo punto, che cosa succede? Che cosa succede alle pressioni in questo caso? Ovviamente, come cambia la superficie libera, ovviamente cambia la distribuzione di pressione. Ovviamente la distribuzione di pressione non sarà più, diciamo, come quella che avevamo in idrostatica. Quindi i piani orizzontali non sono più isobari. A essere isobari sono questi piani inclinati. Quindi, ecco, in questo punto io ho pressioni differenti.
e in questo punto una pressione ancora differente e così via. Come dicevo, spunto di riflessione. Adesso questo serbatoio, invece che stare sulla mia autocisterna che è accelerata in orizzontale, bene, va in caduta libera. Io prendo questo serbatoio e lo lascio cadere. Come si distribuisce la pressione? Come è distribuita la pressione nel mio serbatoio? Seconda domanda. Questo serbatoio è il serbatoio di un razzo, ok? Che è pieno di combustibile. Ora questo serbatoio viene sparato in direzione Z, quindi verso l'alto, con un'accelerazione pari a n volte g, no? Viene sparato con un'accelerazione pari a 10g oppure pari a 20g, quello che sia. Come si distribuisce la pressione dentro il serbatoio? La domanda non è oziosa, perché se io ho progettato questo serbatoio per rispondere, diciamo, alle pressioni statiche, ma nel mio riferimento inerziale, forse potrei avere qualche problema nel momento nel quale il serbatoio viene sottoposto alle pressioni per questi riferimenti che non è più iniziale. Vabbè, ci facciamo 5 minuti di pausa e poi riprendiamo.